buona serata a tutti. Ricomincia l'attività dell'associazione della proprietà edilizia con il convegno che ormai da decenni promuoviamo qui a Saronno per l'aggiornamento nelle materie immobiliari. È una serata calda, è una serata dove ci sono tanti eventi nella città e sicuramente anche il fatto di essere così abituati in questo periodo che ci precede ad incontri online condiziona un po' mentalmente rispetto a quello che è la bontà e la validità dell'incontro personale, che comunque dobbiamo continuare a perseguire come obiettivo. Abbiamo scelto un argomento che riteniamo cruciale perché è il momento fondativo dell'attività di gestione condominiale ed è un momento delicato. Quindi il punto e l'obiettivo nostro è quello di realizzare un focus sulla scelta consapevole da parte dei condomini sul proprio amministratore. E partiamo da un concetto che permea la vita di qualsiasi essere umano, vale a dire la scelta della delega di funzioni, la scelta dell'affidamento a qualcun altro rispetto a qualcosa che potrebbe essere gestito da noi, ma che per varie ragioni deve essere delegato a qualcun altro. E quindi ciò che muove la delega di funzioni, o stiamo parlando anche del fatto che una madre dica ad un figlio: prendi la cartella, vai a scuola, non ti porto io, lo fai tu. E quindi è declinabile in vari aspetti. Denota comunque una consapevolezza e una volontà. E infatti il connotato di ogni delega è proprio l'accettazione di un rischio. Nel caso della delega ad un amministratore, il rischio è dato da ben poche certezze e da molte incertezze. Le poche certezze riguardano i presupposti, nel senso che i condomini devono essere consapevoli delle loro esigenze, a seconda del loro numero, della complessità o meno dell'attività condominiale che devono andare a far gestire, e poi una certezza minima rispetto alle caratteristiche del possibile delegato. Le molte incertezze riguardano il raggiungimento degli obiettivi, che sono possibilità che dipendono da molti fattori, ivi compresi anche quello della collaborazione del delegante, quindi della collaborazione da parte dei condomini stessi. In linea generale, l'amministratore ha delle funzioni che sono esecutive e anche proattive. Storicamente viene definito come curator rei communis, e non a caso lo si chiama curatore e non tutor, perché non si sostituisce alla volontà di chi lo ha nominato, ma esegue e collabora. Infatti, se scendiamo negli aspetti particolari, ogni amministratore è qualificato in base alle sue funzioni.
Quindi abbiamo di fronte a noi, nel contesto attuale normativo, siamo di fronte ad un professionista con un titolo di studio e con una formazione iniziale ed una formazione periodica, al quale viene conferito un mandato con rappresentanza che qui ci fa comprendere bene come sia un esecutore, ancorché le norme sul mandato nel codice civile non siano completamente applicabili, e in ogni caso è una delega di responsabilità per la gestione condominiale. Non ci nascondiamo che ci sono comunque tutta una serie di tesi minoritarie sul rapporto organico o volontario dell'amministratore, del rappresentante legale, come se il condominio avesse una personalità giuridica, una soggettività di diritto che però di fatto non esiste. Quello che però è importante è che in questo ente di gestione, qual è il condominio, ente di gestione di consumatori collettivamente organizzati, l'amministratore è un professionista qualificato e immediatamente rispetto alla normativa che stasera verrà esaminata, prima dall'avvocato Ciccia e poi dall'architetto Ortolani e comunque anche dal dottor Palermo, si prenderà in considerazione il momento originario della nomina dell'amministratore e poi quello che è la proposta che l'amministratore rivolge ai condomini per quello che è indispensabile sapere, perché quelle poche certezze siano comunque solide nel punto di partenza, che sia un condominio appena nato o che sia un condominio che ha un'esigenza di trovare un nuovo amministratore. E questa professionalità qualificata immediatamente ci fa capire che nel sistema c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona perché è mai possibile che una lite con il nostro vicino, un dissenso perché qualcuno non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, implichi la nomina di un legale e quindi di un professionista laureato che ha fatto un praticantato, che ha fatto un esame, che si è iscritto ad un ordine, che ha un ordine di riferimento, che ha un codice deontologico e che se sbaglia va sotto processo disciplinare. In un contesto di questo genere noi abbiamo un amministratore di condominio che riceve un incarico che coinvolge il patrimonio dei condomini, che lo coinvolge in una contrattualistica spesso assai complessa, che va dal portierato ai super bonus, ai fornitori, okay, che quindi gestisce un patrimonio, ma è una persona che appunto è diplomata, è una persona che sì, ha una formazione, ma non ha un collegio di riferimento, non ha un ordine, non ha un codice deontologico da seguire, non c'è una disciplina. E questa è una contraddizione che poi si potrebbe estendere anche ad altre categorie di professionisti. Però questo è quello che, come si suol dire, passa al convento. Ed è per questa ragione che riteniamo che sia fondamentale avere come faro, come punto di riferimento, come stella alla quale guardare, quella della professionalità
dell'amministratore e cogliere la capacità professionale qualificata dell'amministratore è di fondamentale importanza per impostare il rapporto con esso. L'associazione dei proprietari a questo tema tiene particolarmente e devo dire che oltre alle locazioni la vita condominiale è uno degli argomenti che finiscono molto spesso sulle nostre scrivanie quando ci troviamo in associazione con gli associati. L'argomento è uno degli argomenti veramente sui quali si crea molto spesso si crea un contenzioso che è consentite di basso profilo, perché l'amministratore condominiale diventa un po' il parafulmine di tutta una serie di incertezze, di insicurezze, di prevaricazioni che si verificano nell'ambito del condominio. Ed inevitabilmente è così, ma l'amministratore professionalmente organizzato non può che avere i suoi punti di riferimento, la sua assemblea, il regolamento del condominio, ed è in quell'ambito che deve necessariamente operare. Ringrazio tutti voi e ringrazio nuovamente le persone che si sono dedicate a preparare questo convegno e lascio immediatamente la parola all'avvocato Ciccia. Anch'io voglio dare il mio benvenuto a tutti che avete voluto partecipare alla ripresa dell'attività dell'associazione. Per noi è una serata importante perché ci sentiamo emozionati dopo 2 anni a riprendere di persona di nuovo a parlare con quelli che ci seguono. E andiamo subito al primo tema della serata, che è l'obbligo di nomina dell'amministratore del condominio, perché il codice civile prevede proprio un obbligo. La disposizione di riferimento, la normativa, la nostra fonte è il 1129, primo comma, del codice civile. È una disposizione molto semplice, prevede l'obbligo quando i condomini sono più di 8 e se l'assemblea non vi provvede, la nomina dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Ci concentreremo su questa parte della disposizione perché è quella dove proprio nasce l'obbligo di nomina dell'amministratore. Conviene anche fare una piccola premessa su delle caratteristiche generali, un po' la storia anche di questa disposizione che è stata oggetto di riforma da parte del legislatore con la notissima legge 220 del 2012 e quasi alle soglie del decennio dall'entrata in vigore questa norma, che ha portato 2 importanti novità. La prima alza la soglia, la soglia del requisito numerico, che da più di 4 passa a più di 8 condomini. La seconda importante novità è che tra i legittimati a chiedere l'intervento del Tribunale per la nomina dell'amministratore giudiziario compare anche l'amministratore. Soffermiamoci sul dato numerico, sul requisito numerico. La disposizione dice più di 8. È come se il legislatore si fosse fermato più che sul bene materiale, sul fattore personale. Più di 8 significa che devono essere 9 proprietari, titolari del diritto reale su proprietà esclusiva e un corrispondente diritto pro quota sulle parti comuni dell'edificio. Almeno 9 proprietari, quindi indipendentemente dal numero delle unità che formano l'edificio, potrebbero essere anche 15, ma se i proprietari sono 8 o meno di 8, l'obbligo non sussiste. Allo stesso modo, se un'unica abitazione corrisponde a più comproprietari, li conteremo ai sensi del 1129 sempre come un condomino. Quindi il dato numerico è un dato che è modificabile. In alcuni contesti possiamo partire da 8 proprietari, di cui uno però è intestatario di 5 unità abitative, dove non sussiste l'obbligo, ma se quell'unico proprietario trasferisce per atto di compravendita 5 singoli proprietari, 5 appartamenti, da 8 passiamo a 12 e quindi sopraggiunge l'obbligo di nomina dell'amministratore.
Così si può tornare anche indietro, perché come i 5 appartamenti possono essere distribuiti a 5 proprietari diversi, i proprietari si possono ridurre ad 8 o a meno di 8. E allora torniamo al contesto piccolo, il piccolo condominio come si comporta di fronte a questo obbligo? Non sussiste, ha solo una facoltà, è scelta dei proprietari quella di adottare una gestione meno formale, più amichevole tra di loro, o prendere coscienza che la quantità dei servizi e la conformazione del luogo che abitano necessita proprio della nomina di un amministratore. Quindi anche se c'è facoltà, loro lo possono tranquillamente scegliere, nominare. Il nostro ordinamento però non prevede un regime sanzionatorio, cioè questa disposizione prevede un obbligo, è una disposizione che ha carattere inderogabile, ma non prevede nessuna sanzione. Quindi se siamo in un contesto dove i condomini si disinteressano tutti di nominare l'amministratore, l'ordinamento non prevede nessuna sanzione. La disposizione non è derogabile, quindi non è derogabile non solo dal regolamento di condominio, ma neanche da convenzioni, anche se venissero approvate all'unanimità da parte di tutti i condomini. Per cui in un contesto dove i condomini sono più di 9, dove è vigente l'obbligo, se ci fosse una statuizione di un regolamento che dicesse in questo condominio non si provvede alla nomina dell'amministratore, c'è cioè il divieto di nomina dell'amministratore, quella disposizione è nulla e potrebbe essere fatta valere in qualsiasi tempo da chiunque avesse interesse a farne valere la nullità. Io vi sottoporrei anche dei casi particolari in queste premesse di applicazione dell'obbligo di nomina dell'amministratore di condominio. Il primo caso particolare è il condominio minimo. Per condominio minimo sappiamo tutti che si intende il condominio dove solo 2 sono i partecipanti. E questa fattispecie è stata molto dibattuta all'interno della giurisprudenza, sostenendo che ci fosse un parallelismo. Condominio a 2 significa che si applicano le disposizioni in materia di comunione. Finché non è intervenuta una sentenza della Cassazione Sezioni Unite, che è piuttosto nota, la 2046 del 2006, che invece ha fissato un principio unitario, sostenendo che anche al condominio minimo si applichino le disposizioni del 1117 seguenti del codice civile. Questa disposizione, in questa decisione, dice molto di più. Ci dice che non rappresenta un ostacolo l'impossibilità di applicare in tema di funzionamento dell'assemblea il principio maggioritario, che in questo caso è inapplicabile, perché se ci sono solo 2 partecipanti alla comunione, avere la loro maggioranza è praticamente impossibile. Però la giurisprudenza sulla base di questo principio in materia di delibera di nomina dell'amministratore che cosa è arrivata a concludere? Che si applica ugualmente l'articolo 1136,2 anche se con delle correzioni in casi particolari come questo. Quindi la nomina dell'amministratore, che in questo caso è facoltativa, è valida se entrambi i condomini che partecipano al condominio minimo decidono di deliberare all'unanimità e sono d'accordo sulla scelta di un amministratore. Un secondo caso particolare e interessante è quello del supercondominio. Il supercondominio è detto anche il condominio dei condomini, perché è quella situazione dove ci sono più edifici, ogni edificio è a sé stante, è indipendente, se all'interno si supera il numero di 8 nomina un proprio amministratore, e condividono degli spazi comuni che possono essere parcheggi, aree verdi, impianti e che hanno necessità di essere mantenuti, che hanno necessità di vedere una regolamentazione delle spese. Il caso pratico vuole che l'amministratore del singolo edificio poi amministri anche tutti gli altri, molto spesso trova consenso anche da parte degli altri edifici che compongono il supercondominio e si occupi sempre questa persona anche di disciplinare le parti comuni e di ripartirne le spese. Però anche qui c'è stata una modifica portata sempre dal legislatore con la legge 220 del 2012 che ha invece inserito nel nostro ordinamento l'articolo 67, disposizioni di attuazione del codice civile. Che cosa dice? Che nell'ambito di un supercondominio, quando i condomini sono più di 60, hanno l'obbligo di nominare un loro rappresentante.
un rappresentante che partecipa all'assemblea delle parti comuni alla nomina dell'amministratore, del super amministratore in questo caso lo potremmo definire. La giurisprudenza di merito si è già schierata a favore dell'obbligatorietà della nomina del super amministratore. Questa sentenza che io ho citato, la sentenza 953 del 29 settembre del 2020 della Corte d'Appello di Torino, dice che se è automatica la costituzione del supercondominio, perché sappiamo che il supercondominio, il condominio si costituisce di fatto quando c'è una certa conformazione, ci sono servizi in comuni, non lo è quella dei suoi organi, che devono regolarmente essere istituiti. Questa disposizione sostiene che l'articolo 67 parli di dovere e non di una semplice facoltà e quindi sembra prevalere l'obbligo di nomina anche del super amministratore. Altro caso particolare della nomina dell'amministratore obbligatorio sono gli alloggi di edilizia popolare ed economica, però qui ci aiuta la norma, l'articolo 1129,15 del codice civile lo dispone espressamente, il contenuto del 1129,1 si applica anche a questa tipologia di immobili. E poi i villaggi turistici e il villaggio residenziale, che invece è una figura che è creata dalla giurisprudenza, la giurisprudenza di merito, di quei tribunali che magari sono collocati, dei tribunali situati in posti di villeggiatura. Ci sono diverse pronunce, tantissime sentenze, ad esempio del Tempio di Pausania, che hanno ritenuto che per funzionare bene il villaggio turistico, il villaggio residenziale, deve essere nominato anche in questo caso l'amministratore e si seguono le stesse disposizioni di cui ci stiamo occupando questa sera. Torniamo a questo punto, al punto di partenza, alla fonte normativa, il 1129, primo comma codice civile, che al suo interno può essere, possiamo sezionare due macro argomenti. La prima parte è la nomina dell'amministratore con l'obbligo a carico dell'assemblea quando i condomini siano più di 8. Una seconda sezione invece disciplina la nomina dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria e in questa trattazione seguiremo proprio quest'ordine. Quindi occupiamoci della nomina assembleare, partiamo con la nomina assembleare da parte dell'assemblea di condominio. Allora, per la nomina il legislatore, sensi del 1129 primo comma, ci dice che l'organismo che deve provvedere alla nomina è l'assemblea, ma anche per la conferma il codice civile, l'articolo 1135, ci dice che è sempre l'assemblea che deve provvedere alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione. Tutto quello che diremo per la nomina è valida anche per la conferma della nomina, perché è stato sotto un profilo di studio, in sostanza, si ritiene che anche la conferma dopo il biennio, diremo poi quanto dura l'incarico di amministratore, l'assemblea è chiamata a rinnovare di anno in anno la fiducia all'amministratore, così come si fa in sede di prima nomina. Questo fattore li accomuna e quindi la normativa deve essere per forza la stessa. Ma l'obbligo di nominare l'amministratore in particolare a carico di chi sorge? Si dice di più di 8 condomini, ma chi sono questi condomini? Sono solo i proprietari oppure sono anche altri soggetti? Sono solo i proprietari. Sono solo i proprietari perché ad esempio è escluso dal potere di nomina e di partecipare all'assemblea per votare la nomina dell'amministratore il costruttore originario proprietario dell'edificio. Che cosa capita talvolta? Che il costruttore riservi il potere di nomina a se stesso o addirittura nomini se stesso come primo amministratore. Questo per dare immediato avvio alla gestione dei servizi comuni. Però questa sua decisione si rivela prematura. Anche lui dovrà attendere la vendita delle unità abitative e la convocazione dell'assemblea perché è l'organismo quello che è legittimato per legge a scegliere e a nominare l'amministratore. Anche i conduttori, i semplici conduttori non hanno diritto di voto in sede di assemblea di nomina dell'amministratore perché l'articolo 10 della legge 392 del 78 in materia di locazione prevede che essi possano votare soltanto in quelle delibere che riguardino i servizi di riscaldamento e di condizionamento. Quindi il legislatore ha voluto questo, queste sono soltanto le attribuzioni dei semplici conduttori. C'è un caso particolare che è quello dell'usufruttuario.
L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione dedicano un sesto comma al caso dell'usufruttuario, riconoscendogli il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Ma chi si occupa dell'amministrazione e delle cose e dei servizi comuni? L'amministratore. Allora, in virtù di questa circostanza si è detto che l'usufruttuario può avere diritto di voto anche quando l'assemblea è convocata per la nomina dell'amministratore. Entriamo allora nel vivo della nomina da parte del condominio, da parte dell'assemblea. Vediamo quali sono le fasi che attraversa l'assemblea, le attività che svolge l'assemblea per arrivare fino alla nomina dell'amministratore. La prima fase è la convocazione dell'assemblea, anche in questo caso sarà ordinaria. Se la nomina dell'amministratore deve essere deliberata al termine del mandato di un anno, quindi nell'ambito della consueta assemblea dove si disciplinano anche tante altre attività, si approva il resoconto, il rendiconto, il preventivo delle spese, è l'assemblea ordinaria. Oppure la convocazione dell'assemblea è straordinaria, quando avviene appunto un evento straordinario durante il mandato dell'amministratore, ad esempio venga revocato e c'è la necessità di nominare un nuovo amministratore, si può convocare anche l'assemblea straordinaria. Chi sono i soggetti tenuti alla convocazione dell'assemblea? In prima battuta è sempre l'amministratore dimissionario scaduto che non dà le sue attribuzioni, ma quando l'amministratore non vi provvede sono legittimati anche due o più condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, quindi il numero dei condomini dipende da quanti millesimi essi rappresentino sommati tutti insieme. I millesimi devono essere 166 e 66 millesimi. E che cosa fanno questi condomini se l'amministratore non provvede? Lo sollecitano, inviano una sorta di diffida in cui gli chiedono la convocazione dell'assemblea. Se neanche in questo caso, trascorsi 10 giorni da questa diffida, l'amministratore ha provveduto alla convocazione, i singoli condomini possono provvedere a convocare gli altri con un avviso di convocazione. E vediamo proprio che cosa consiste l'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve prevedere tra l'ordine del giorno proprio la specifica indicazione che è perché l'assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina dell'amministratore e sull'approvazione del suo compenso. Per il resto l'avviso ha gli stessi contenuti della convocazione dell'assemblea ordinaria, quindi dovrà indicare la data e il luogo della convocazione e deve essere comunicato agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza con un sistema che mi consente di avere una prova del ricevimento. Quindi sarà un mezzo idoneo, la posta raccomandata, la posta elettronica certificata e fax o tramite consegna a mano. Al momento della verifica delle presenze l'amministratore dovrà essere anche in grado di dimostrare di aver convocato tutti correttamente, perché ai sensi del 1136 sesto comma del codice civile esiste l'obbligo per cui l'assemblea può deliberare solo se consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati. La seconda fase è la fase preparatoria alla delibera di nomina dell'amministratore, la fase durante la quale si esaminano i preventivi che gli stessi condomini hanno recuperato presso i diversi studi professionali. C'è il dibattito, si esaminano i costi, ma soprattutto si esamina l'idoneità del professionista se ha i requisiti di legge. Dopodiché si arriva al termine della discussione, al momento successivo, che è la terza fase, è quella della votazione vera e propria. Come si arriva all'atto di nomina dell'amministratore? Attraverso uno scambio di manifestazioni di volontà che risultano per iscritto. In particolare l'offerta, il preventivo, è l'offerta scritta che proviene da chi ambisce, da parte del professionista che ambisce a ricoprire quel ruolo. E dall'altra parte la manifestazione di volontà di accettazione dell'assemblea arriva tramite la delibera. Quindi l'atto di nomina, la regola è che risulti da un atto scritto. Ai fini della validità ci sono due requisiti che non devono mai mancare nella delibera di nomina dell'amministratore ai fini della sua validità. La prima è il rispetto del quorum deliberativo.
Il quorum deliberativo è quello indicato all'articolo 1136, quarto comma. Le deliberazioni che concernono la nomina dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Quindi richiama il secondo comma che indica la delibera di nomina dell'assemblea è sempre valida se supportata dalla maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Quindi, sempre esemplificando, se in un edificio ci sono 10 proprietari, tutti presenti all'assemblea, il requisito di validità del quorum deliberativo è soddisfatto se 6 votano a favore e questi 6 rappresentino almeno 500 millesimi. Io mi devo soffermare però anche su questo quarto comma, nella parte in cui dice devono essere sempre approvate. Che cosa vuol dire? Significa che anche in seconda convocazione la nomina deve essere sorretta dalla maggioranza dei partecipanti, quindi anche in seconda convocazione il quorum deliberativo non si abbassa, è sempre il principio maggioritario, deve essere sempre rispettato il principio maggioritario. Il secondo requisito ai fini della validità della nomina dell'amministratore è la specificazione del compenso. E questo è un obbligo che risulta dal testo del 1129,14 del Codice Civile. È esplicito nel prevedere che la nomina deve essere sempre deliberata al momento, che il compenso deve essere sempre deliberato al momento della nomina, a pena la nullità della delibera stessa. La razza di questa norma è evitare che l'amministratore del condominio, dopo l'inizio del mandato, chieda ulteriori compensi rispetto a quelli che sono stati approvati in sede di delibera. Quindi l'amministratore, quando presenta il preventivo, ce lo dirà bene, credo il dottor Pallino, deve essere consapevole che quello che verrà approvato a titolo di compenso non può essere integrato in un secondo momento. La delibera assembleare lo deve approvare al momento della nomina. C'è un'ordinanza recentissima della Cassazione, la 12.927 del 22 aprile 2022, che, se vogliamo, va oltre il dettato normativo che impone la nullità. Non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto il preventivo, cioè l'approvazione del preventivo. Questo è un caso davvero particolare, perché l'assemblea aveva deliberato la nomina dell'amministratore, ma in quell'ordine del giorno la delibera non dava atto dell'approvazione anche del preventivo. In quella stessa sede l'assemblea però aveva deliberato il resoconto, che in sé approvava anche il compenso dell'amministratore. Ebbene, l'ordinanza della Cassazione ci dice l'accettazione del preventivo non può risultare in maniera implicita, quindi nomina deve essere accompagnata sempre dall'approvazione anche del compenso dell'amministratore a pena di nullità. Ho citato anche delle sentenze piuttosto recenti del Tribunale di Salerno e del Tribunale di Firenze che confermano esattamente questa conclusione, ma ci sono anche delle voci, sempre nei tribunali di merito, come il Tribunale di Roma, anche recente, la 2740 del 21 febbraio 2022, ma anche il nostro vicino Tribunale di Busto Arsizio, con una sentenza del 10 gennaio 2020, che fanno però una precisazione. Beh, ma la disposizione non deve essere interpretata in modo eccessivamente formalistico, perché se la razza della norma è evitare che l'amministratore, dopo che ho conferito l'incarico, chieda ai condomini delle altre spese, beh, questo non avviene in tema di conferma della nomina. Quando l'assemblea conferma la nomina e si richiama la prima delibera, la delibera originaria di nomina che richiama correttamente il preventivo, questo discorso è superato. E questi due tribunali di merito dicono la delibera assembleare è valida. Però attenzione, perché sono dei precedenti anteriori rispetto a quest'ordinanza del 2022 della Cassazione, che è legge, la Cassazione e tutti i tribunali di merito sono tenuti a rispettare i principi di legittimità, dovrebbero essere tenuti a rispettare i contenuti. Una volta che è formata la delibera assembleare deve essere efficace. Allora, quando inizia ad avere efficacia? Innanzitutto l'articolo 1137 ci dice che le deliberazioni prese dall'assemblea a nome degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini, quindi sono vincolanti nei confronti di tutti. Ma l'efficacia significa quando comincia ad esplicare i suoi effetti? Dal momento dell'approvazione. Non ci sono altri momenti perfezionativi. Non succede per vie di fatto quando l'amministratore uscente consegna la documentazione al nuovo amministratore.
l'assemblea quando delibera una manifestazione di volontà che è fin da subito efficace. Gli deve essere data pubblicità, per questo si trasmette, per questo i condomini ricevono il verbale della delibera assembleare, e questo è un momento importante, la conoscenza, perché poi, come tutte le delibere assembleari, anche la delibera di nomina dell'amministratore è esposta al rischio dell'impugnativa. In caso di annullabilità è impugnabile entro 30 giorni. Per chi era presente in assemblea, pur dissenziente e pur astenuto, il termine decorre dalla deliberazione. Per coloro che erano assenti dal ricevimento del verbale, il termine di 30 giorni non riguarda il caso particolare della nullità, la delibera annulla è sempre impugnabile da chiunque vi abbia interesse senza termine. Come sappiamo, l'impugnativa deve essere preceduta da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 28/2010, a pena di improcedibilità, dal tentativo di mediazione, che vuol dire che prima di arrivare in tribunale devo portare una domanda di mediazione davanti a un organismo di mediazione, e sono quei meccanismi creati dal legislatore per superare, per come un sistema deflattivo per le cause di condominio che spesso inflazionano i tribunali. Quindi ci si rivolge prima di andare in tribunale procedimento all'organismo di mediazione. Se l'organismo di mediazione però non riesce nel tentativo di conciliazione, ci si rivolgerà al tribunale. Ma quando l'impugnativa, quando la delibera assembleare allora perde la sua efficacia? Basta l'impugnativa? Non è sufficiente l'impugnativa, perché l'impugnativa non sospende automaticamente la delibera. Quindi gli amministratori iniziano a lavorare, cioè nel momento in cui vengono nominati o nel momento in cui vengono confermati, iniziano nel loro ufficio, e la delibera viene sostituita soltanto da un provvedimento in via cautelare. Quindi quando ci si rivolge al tribunale prima della o durante la delibera assembleare per ottenere una sospensione in via cautelare, la delibera perde efficacia quando viene sostituita da un'altra delibera assembleare, ad esempio quando l'assemblea decide, si riunisce in una sorta di procedimento di autotutela, riconosce che la precedente assemblea era viziata e la sostituisce con una valida, oppure viene sostituita alla fine con la decisione del tribunale all'esito dell'impugnativa. E diciamo che questo conclude tutto quello che poteva essere detto a proposito della nomina, della nomina su iniziativa dell'assemblea condominiale. Quindi occupiamoci adesso della seconda parte del primo comma del 1129. La nomina giudiziale, quando allora ci si rivolge al tribunale per la nomina dell'amministratore? Quando i condomini sono più di 8, se l'assemblea non provvede alla nomina dell'amministratore, a distanza di uno o più condomini o dell'amministratore uscente. Questa azione però ha carattere sussidiario. Che cosa significa? Significa che la nomina dell'amministratore non la fa il tribunale semplicemente perché l'assemblea rinuncia, all'assemblea, deve essere prima convocata l'assemblea, si deve dare atto che l'assemblea si è riunita, magari è andata deserta perché nessuno ha partecipato, perché quelli che hanno partecipato non erano in grado di raggiungere una maggioranza, e solo allora in via sussidiaria ci si potrà rivolgere al tribunale. Non ci si rivolge al tribunale con questo strumento per rimettere direttamente, come dicevo prima, l'autorità giudiziaria la scelta per rinuncia dei condomini. I condomini si disinteressano, ma sì, rivolgiamoci al tribunale, ci pensa lui. Non è questo lo strumento. Oppure per sostituire un amministratore in carica che se è stato ritualmente investito del suo incarico. Non è questa la sede. Chi sono i soggetti legittimati a domandare la nomina giudiziale dell'amministratore? In primo luogo uno o più condomini, quindi l'ordinamento riconosce anche al singolo condomino la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Certo, dovrà fornire la prova di essere legittimato, e a questo basta ed è sufficiente la produzione dell'atto di proprietà. Ma come abbiamo detto all'inizio, la novità è la legittimazione dell'amministratore uscente o dimissionario. In questo senso il legislatore ha dimostrato una sensibilità nei confronti dell'amministratore dimissionario
e che veda, si ritrovi di fronte ad un'assemblea che però è c'è un lassismo, non provvede, non si interessa, e lui finisce per avere una prorogatio a tempo indefinito, perché lui deve comunque continuare e magari non voluta. Quindi in questo senso gli si offre uno strumento per uscire da questo impasse ed essere finalmente sostituito. A proposito della mediazione, ecco, anche questo è un procedimento che riguarda la materia condominiale, e vi assicuro che i giudici di merito stanno ancora discutendo se prima di arrivare all'autorità giudiziaria si debba instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria. Questo perché? Perché la nomina comunque è prevista dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, che è norma speciale, considerata norma speciale rispetto all'articolo 5,4 lettera F del decreto legislativo 28/2010, che esclude espressamente l'obbligo nei procedimenti in camera di consiglio. Come andremo subito a spiegare, il procedimento per la nomina giudiziale dell'amministratore rientra proprio nei procedimenti in camera di consiglio. Però il dibattito tra i tribunali è ancora molto, molto, molto vivo. Quali sono allora i passi da compiere per arrivare alla nomina da parte del tribunale? Innanzitutto io come primo passo direi di rivolgersi al legale, perché il legale è quello che conosce magari anche l'orientamento del tribunale e sa indirizzare sull'obbligatorietà o meno della mediazione obbligatoria, ma il legale è anche quello che può domandare una mediazione nei casi in cui può essere uno strumento risolutivo, perché individua delle conflittualità, delle lotte intestine tra i condomini che magari non sono il vero problema, si possono ad esempio superare in una mediazione. Se anche questo tentativo è un tentativo che non dà dei risultati, allora non resta che presentare il ricorso. A chi lo dobbiamo presentare il ricorso, visto che queste procedure sono di volontaria giurisdizione e non richiedono l'assistenza tecnica del legale? Lo dobbiamo depositare al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il condominio. La competenza territoriale, ad esempio per Saronno, Carono, Gerenzano, Cislago, spetta al nostro vicino tribunale di Busto Arsizio. Non è prevista la difesa tecnica del legale, anche se è consigliabile, perché è una procedura in sé che sembra molto semplice, ma rischia di essere rigettata la domanda se non corrisponde a dei contenuti e a dei requisiti di legge ben precisi. Una volta che il tribunale riceve il deposito del ricorso, fissa con decreto la data di audizione delle parti e concede un termine all'istante per la notificazione del ricorso e del decreto ai controinteressati. I controinteressati sono tutti i condomini, quindi tutti devono essere destinatari della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perché tutti devono avere il diritto di partecipare. Come ho detto, ci sono dei requisiti indispensabili perché il tribunale provveda ad emettere un decreto di accoglimento di carattere sostanziale, contenuti che non devono mai mancare. Dimostrare la comprovata inerzia dell'assemblea, quindi come dicevo prima bisogna fare qualcosa, anche convocare direttamente tutti i condomini e dimostrare che è stato impossibile la nomina dell'amministratore, non si è raggiunta una maggioranza o l'assemblea è andata deserta. Bisogna comunque depositare un verbale di assemblea che dia atto delle cause per cui il condominio non è riuscito a nominare l'amministratore. In più esiste l'impossibilità indifferibile di funzionamento del condominio. Che cosa significa? Significa che devo giustificare la richiesta. C'è una situazione dalla quale bisogna uscire, perché ci sono i fornitori che devono essere pagati, ci sono delle opere di natura straordinaria che devono essere eseguite, quindi c'è una stringente necessità che il tribunale si occupi della nomina dell'amministratore di condominio. Il provvedimento di nomina è un decreto motivato, un decreto che si esaurisce con l'indicazione del nominativo dell'amministratore di scelta del tribunale. Da chi viene scelto l'amministratore da parte del giudice che si occupa del procedimento? Solitamente nell'elenco di quei professionisti che hanno dato la disponibilità. Si può trattare di un geometra, di un ragioniero, di un commercialista,
che dovrebbero avere però anche requisiti di legge, quindi sempre l'articolo 71, requisiti soggettivi di onorabilità, tutti quelli che poi non anticipo niente perché saranno oggetto di trattazione da parte degli altri relatori. Oppure il nominativo può essere quello stesso che gli viene indicato dai condomini che hanno depositato, che hanno indicato nel ricorso. Sfocia in un provvedimento la decisione del Tribunale che non deve statuire sulle spese, proprio perché non c'è un conflitto da risolvere in questo tipo di procedimento. Il Tribunale non decide su questioni delle liti condominiali, è una sorta di procedimento in via amministrativa che appunto si sostituisce la decisione del Tribunale a quella che avrebbe dovuto prendere l'Assemblea e che non vi provvede, quindi non decide sulla soccombenza di una parte, ma è un procedimento però oneroso, perché per l'iscrizione a ruolo va depositato un contributo unificato di 98 euro, una marca da volo di 27 e ci sono gli oneri professionali se anziché depositarla in proprio ci si rivolge ad un avvocato. Queste spese allora andranno perse, cioè l'amministratore che si è dovuto rivolgere all'autorità giudiziaria per essere sostituito nel proprio incarico dovrà rimetterci anche tutte queste spese? No. Il decreto di nomina non si occupa delle spese, ma io ritengo che l'amministratore poi lo possa fare con un separato giudizio e facendo valere una domanda di risarcimento del danno, perché il decreto è a favore di tutti, a beneficio dell'Assemblea, e quindi non c'è motivo per cui non debba essergli risarcito un danno separatamente che è limitato proprio alle spese che sono state sostenute per ottenere il decreto di nomina. Per sempre esemplificare c'è una sorta di modello, ma li forniscono anche le cancellerie dei diversi tribunali. Un ricorso per la nomina di amministratore, si richiamano le disposizioni del codice civile, la 737 CPC sono i procedimenti di volontaria giurisdizione. Quali sono i requisiti in sintesi che non devono mancare? La presenza di 9 condomini, quindi l'obbligo, che l'assemblea è stata convocata ma l'assemblea è andata deserta, non si è riusciti quindi alla nomina dell'amministratore, e che c'è un'attività urgente, la nomina è sostanzialmente indifferibile. Dedicherei, prima di chiudere, anche pochi minuti ad un confronto tra l'amministratore di nomina assembleare e quello giudiziale. Ci sono delle differenze, delle similitudini per quanto riguarda i compiti e quelle che sono le responsabilità, gli obblighi, i poteri e le responsabilità. Le due figure sono esattamente sovrapponibili. Anche l'amministratore di nomina giudiziale non è un ausiliario del tribunale, ma si rapporta con l'assemblea, quindi anche il suo compenso viene determinato d'accordo con l'assemblea. Viene stabilito dal giudice solo se non c'è l'accordo, quindi separatamente, sempre con un ricorso, un atto di citazione separato, si rivolgerà al tribunale per la liquidazione dei suoi compensi se non si raggiunge un accordo con l'assemblea. Però ci sono delle differenze profonde tra la nomina dell'amministratore, cioè tra l'amministratore che viene nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria. Non è un incarico fiduciario, cioè l'amministratore nominato dal tribunale si trova di fronte ad una delle persone che non hanno dato loro la loro fiducia. Il rapporto è tutto da costruire, anche la vicendevole fiducia è da costruire. E poi un'altra differenza che è stata ben sottolineata dalla Cassazione, anche qui c'è una sentenza 11.717, la Cassazione 5 maggio 2021, che è sulla durata dell'incarico. Non è quella dell'articolo 1129 codice civile comma 10, ci dice questa sentenza. L'incarico dell'amministratore di nomina giudiziaria è più breve, al massimo un anno. Dopodiché l'assemblea si dovrà attivare per sostituirlo. C'è un input, una nuova, anche dalla giurisprudenza arriva un impulso nei confronti dell'assemblea a responsabilizzarsi, a far durare in carico a quell'amministratore per lo stretto tempo necessario, magari perché esaurisca quell'attività che aveva determinato il ricorso al tribunale, e poi venga sostituito dall'amministratore di nomina, questa volta assembleare. Io mi permetto anche di
fare delle mie considerazioni conclusive su questa serata. Quali sono? Che spetta di regola all'assemblea nominare l'amministratore di condominio, no? Ce lo dice il legislatore, abbiamo visto ci sono più disposizioni, non è soltanto il 1129, il 1135, l'organismo che deve provvedere alla nomina dell'assemblea è l'assemblea condominiale, al tribunale ci si rivolge solo in via sussidiaria e con dei requisiti ben precisi. La nomina da parte del tribunale è onerosa, comporta dei costi. Quest'ultima sentenza della Cassazione è volta anche ad introdurre dei limiti, no? Sulla durata addirittura del tutto, porta insomma a far concludere che la nomina dell'amministratore spetta ai proprietari del condominio. E qui ritorna anche il tema della nostra serata, perché è così importante responsabilizzare il tema della nostra serata, perché alla fin fine la regola vuole che siano i proprietari del condominio a nominare, cioè l'ordinamento offre tanti strumenti alternativi, ma che sono tutti incasellati in determinate procedure. La scelta spetta in prima battuta, la regola è che siano proprio i condomini. Se posso... La scelta, sì. Io ho terminato. Grazie a tutti per l'attenzione.